100 delle volte un dinosauro, ecco, perché siamo rimasti in 6 in Italia ad aver fatto il concilio, delle volte dico 6 e mezzo, perché a una sessione c'è stato anche Franzoni, se no siamo in 6, mancato il più stagionato, che era un signor, era Mennonna, che aveva 103 anni. Adesso il più stagionato è Monsignor Mistro Rigo, di 97, sotto i 90 siamo in 2, c'è 2 cardinali, Canestri e Angelini, Leonardi, che è un vescovo dei Teresi, era, e sotto i 90 c'è il vescovo di Noto, Nicolosi, e ci sono io. Volevo solo precisare sulle cose che sono state dette, che quando dicevano extra omnes, ecco, uscivano tutti. Qualcuno malizioso diceva che usciva anche lo Spirito Santo. Invece posso testimoniare che non è vero, proprio per il fatto che non soltanto l'intuizione di Papa Giovanni, il quale ha avuto l'intuizione, la sua vita l'aveva preparato a pensare che il Concilio fosse una cosa importante. Quindi sapeva che era importante, non sapeva dove sarebbe arrivato. Pare che perfino quando ha visto la settantina di documenti preparati, che erano tutti preparati da commissioni presiedute dai responsabili del Vaticano, pare che dicesse: vedete che è stata una cosa importante, è una cosa importante il Concilio, sulla base di questi documenti che i vescovi, quando si sono trovati insieme, hanno messo da parte. Dice: non c'era bisogno di un Concilio, sembrava che dicessero riassumere il meglio del passato. Il Concilio deve piuttosto guardare al futuro. E allora, ecco, questo qui, lo dicevo prima, è l'impressione che ho avuto quando sono arrivato alla seconda sessione. Direi che della prima l'ho vissuta dal di fuori, l'avevo vissuta perché ero stato membro anche di una commissione preparatoria. Quando il Papa aveva incontrato il Cardinale, una volta il Cardinale del Caro, Papa Giovanni, dice: come va il Concilio, la preparazione? Dice: come faccio a saperlo? Non ho nessuno dei miei preti in commissione preparatoria. Ah, mi dia qualche nome. E allora diede il nome di ancora vivente Monsignor Catti, che era dell'ufficio catechistico della teologia, e io ero in seminario, ho partecipato alle ultime sedute della commissione per il seminario, con gara altre, mi pare che fossero 10 o 11 documenti su San Tommaso, su questo, per dire, ecco. E la prima sessione che è stato un po' un avviamento, io ricordo che il vescovo di Ugento si prese con sé come compagno teologo esterno un certo Don Tonino Bello, il quale è stato lì 8-9 giorni e poi è tornato a casa. Dice: qui si perde tempo, perché l'inizio, ecco, era faticoso, ma dove ci fu uno dei due gesti che fecero capire ai vescovi che era in mano loro il Concilio, quando la segreteria, che era il Vaticano, non pensate che io abbia dei cattivi pensieri sul Vaticano, ma io dico che anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti, no? Parlo mica dell'Italia, guardate il povero Obama adesso, per dire, no? Perché nei parlamenti ci sono le opposizioni, bisogna scendere compromessi. Nella Chiesa il Vaticano è il governo, il Concilio era il Parlamento. Quindi si capisce che avessero l'atteggiamento. Allora era tutto in mano alla segreteria, che muoveva, che aveva preparato anche le 10 commissioni, mettendo vescovi di tutto il mondo. Furono 2 cardinali, Lienard di Lilla e Frins di Colonia. Dice: ma vorremmo sapere chi sono questi. Come, non vi fidate di noi? Papa Giovanni disse: diamo 3 giorni. Fra 3 giorni, dopo 3 giorni, le commissioni erano tutte cambiate, nel senso che gli episcopati avevano messo persone così, vescovi di loro fiducia. Nella seconda fu all'inizio della Dei Verbum, dove lì i padri avevano modificato, e quando votarono se si doveva cambiare il documento, la maggioranza disse: bisogna cambiarlo, ma secondo le regole si doveva cambiare solo se i 2/3 lo chiedevano. C'era una maggioranza, ma non dei 2/3.
E lì Papa Giovanni disse, beh, stavolta faccio il Papa io, lo mando io a cambiare. Ecco, furono le due occasioni che poi furono confermate all'inizio della seconda sessione, quando Paolo VI, l'idea forse era stata proprio di Dossetti, che alla Costituente si era reso conto di come le segreterie, e il Cardinale Ercaro, loro lo disse a Montini, che l'anno prima l'Arcivescovo di Milano si era reso conto, e allora ha puntato i piedi e ha nominato i quattro moderatori. Ecco, e sono stati loro che hanno guidato veramente l'Assemblea del Concilio. Ecco, quindi in questo senso. E l'altra cosa importante che aveva fatto Papa Giovanni era stato quello di dichiarare che non era un concilio, non andava preso come un concilio dogmatico, ma come un concilio pastorale. Concili dogmatici sono quelli che dicono queste sono le nuove verità, le definiamo, chi non ci sta fuori? E dice no, pastorale vuol dire partire dalla gente, che è quello poi che faceva dire a qualcuno che allora non era un vero concilio. Ecco, nelle bolle del concilio non mancherà, ecco, quella che allora si diceva, che il famoso cardinale Ottaviani era Sant'Ufizio, antecessore di Ratzinger, ma lui per fortuna non è diventato papa. Una mattina si era svegliato tardi e aveva chiamato un taxi, portami in fretta concilio, entra nel taxi e si riaddormenta. Dopo mezz'ora si sveglia, era in aperta campagna. Cioè, ma dove mi porti? Dice, al concilio di Trento. E qualcuno aggiunge che avrebbe detto, ma come fai a saperlo? Ah, dice, fino all'anno scorso insegnavo al biblico, ma avete fatto fuori, ho dovuto cercare un lavoro. Ecco, questo qui sono. Ma il concilio pastorale vuol dire partire dalla gente. E secondo me, io lo dico anche ai giovani delle volte, quando cerco di far capire cos'è il concilio, uno dei grandi problemi vostro è quello del saper pensare, perché sapete un'infinità di cose attraverso l'internet e la televisione, ma fate fatica a pensare, a scegliere in vostro. E la seconda è che in un mondo globalizzato tutti cerchiamo di rinchiuderci il più possibile noi stessi nel nostro gruppo, nella nostra nazione. I due grandi problemi di oggi sono il senso della responsabilità personale e il senso dell'apertura agli altri. Dico, guardate il Concilio, le quattro costituzioni sono la prima, il senso della responsabilità di fronte a Dio, parola di Dio, e il senso della responsabilità di cristiani inseriti in Cristo. Ma partendo da sé, allora c'è anche il senso dell'ecumenismo. Ecco, partire dalla persona, il senso della libertà religiosa, no? Ecco, e l'apertura agli altri sono le altre due costituzioni, a cominciare dalla Gaudium et Spes, che ci fa pensare non solo ai cristiani, di l'altra barzelletta, qualcosa devo metterci anch'io, ecco, ma che non è mia, ecco, del rabbino che muore e va in paradiso e San Pietro gli dice vieni in paradiso. Dice, ma sono ebreo, ah, ci abbiamo fatto concilio e prendiamo tutti. Ma davvero? Sì, sì, vieni, va, protestanti, ortodossi, sono sempre di vostri. Quei gialli là ci sono tutti buddisti, dice, ma guarda, ma davanti c'è quei neri in fondo, sono quasi tutti animisti, ma guarda. E arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, dice, perché di là ci sono i cattolici e credono di essere soli. Che era quello che pensavamo, no? La salvezza di chi non ha fede, ecco quanti contorcimenti si faceva. Ora ci rivolgiamo, Papa Giovanni aveva fatto l'enciclica rivolta agli uomini di buona volontà e la Gaudium et Spes, è vero, ci sono i richiami di fede, e richiami di fede perché il cristiano possa essere nel mondo un lievito di un mondo nuovo, di un mondo più cosciente, di un mondo più solidale. A Bologna, all'istituto, come lo chiamano, l'officina bolognese, l'hanno chiamata la rivoluzione copernicana, e questo fa rabbrividire qualcuno, allora fa sconfessare anche l'idea. Ma Copernico, che aveva detto che non è la Terra al centro, è il Sole che gira intorno, ma è il Sole al centro, la rivoluzione copernicana non è la Chiesa al centro e solo se si entra nella Chiesa si è salvi, ma è l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo e la Chiesa è un lievito, un fermento, e questo comporta anche la sottolineatura dell'altra rivoluzione copernicana. Non è la Chiesa sono i preti, è la gerarchia e i fedeli sono i beneficiari, ma
questa è la rivoluzione che hanno fatto i vescovi, perché la prima stesura della Lumen Gentium era Chiesa, gerarchia, fedeli, no? Chiesa, popolo di Dio, gerarchia. La gerarchia al servizio del popolo di Dio. E allora la misura dell'efficacia della gerarchia è nella misura in cui riesce a servire il popolo di Dio, a far sì che il popolo di Dio e i cristiani siano profeti, sacerdoti e pastori come Gesù Cristo. Ecco, allora questo era lo slancio che noi ricordiamo ai tempi del Concilio, forse più ancora fuori dal mondo, fuori dalla Chiesa, guardavano con speranza. Si sentiva dopo 20 anni dalla fine della guerra un bisogno di qualcosa di nuovo. Quando nel 68 cominciarono i giovani, dicevano facciamo l'amore, non la guerra. Ecco, allora sembrava che il mondo dicesse se cambia la Chiesa Cattolica possiamo cambiare tutti, ecco, perché è il blocco più grosso, ecco, che c'è nel mondo. E forse proprio il 68 ha offerto il pretesto per chi aveva avuto molte difficoltà. Papa Benedetto nella sua autobiografia confessa che anche lui fu colpito dal 68, era Tubinga, vedere le contestazioni che facevano, e forse questo ha portato a una prudenza, forse anche un'eccessiva prudenza, una prudenza che mi fa dire alla fine di libretti che scrivo sul Concilio già e non ancora. Cioè, se noi guardiamo prima cose che i giovani non hanno visto, e noi abbiamo visto, è cambiato, ecco. Anche solo il fatto che si faccia un sito come questo non si sarebbe mai potuto fare se non ci fosse stato il Concilio. Ma non ancora, ecco, nel senso che, ecco, ha bisogno ancora di essere portato avanti anche, direi, queste novità della parola di Dio, della liturgia partecipata, di una Chiesa in comunione e di una Chiesa lievito del mondo. Sono intuizioni che hanno bisogno ancora di essere portate avanti. Io credo che allora un'iniziativa come questa, ecco, l'ho presa come così una chiusura, dico, quasi potrei dire come il vecchio Simeone, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace, perché ho visto una cosa buona sul Concilio. Grazie.